Il nostro primo tema è il satsang, proprio il potere del satsang per aiutarci a sviluppare potere spirituale. E penso che potrei iniziare questa parte semplicemente chiedendo a tutti voi che siete qui, sentite che questi giorni stare insieme con altri ricercatori spirituali, con altre persone che hanno dedicato la loro vita alla vita spirituale vi ha elevato? Chi lo sente alza la mano. Ok, allora già fatto, non c'è probabilmente forse neanche bisogno di parlare, ma qualche parola comunque dirò. Una cosa interessante, forse un modo un po' insolito di iniziare qualcosa così, ma non so chi di voi ha un animale. Ok, allora anche Mahia ed io abbiamo una gattina che si chiama Tara. Ed è una gattina molto dolce, ma una cosa che abbiamo notato, parlando proprio del potere del satsang, che se in qualunque momento durante la giornata noi due siamo in casa e ci spostiamo e arriviamo nella stessa stanza, entrambi, dove non c'eravamo prima, entro un minuto lei appare. Non importa quale stanza, se è il bagno, se è la camera da letto, se è il soggiorno, se ci siamo entrambi, entro un minuto arriva anche la gattina. E semplicemente è lì, non vuole fare niente, non è a volte ti parla, però tante volte semplicemente vuole stare lì perché vuole stare in questa energia. No? È interessante quanto quando veniamo insieme e abbiamo lo stesso magnetismo, questo magnetismo aumenta di potere. E questi giorni avete sentito tanto di forza di volontà, per esempio, di tante cose molto importanti sul sentiero spirituale. Ma volevo leggervi una frase di Yogananda che mi ha colpito tanto. Allora, Yogananda, in una delle sue lezioni, diceva: più grande della forza di volontà è il tuo ambiente. Ma la cosa più grande di tutti è la compagnia che mantieni, cioè le persone con cui ti circondi. Scegli i tuoi amici con cautela. Non puoi compiacere tutti, ma devi cercare al meglio delle tue capacità di compiacere Dio. E più importante di tutto, se hai compiaciuto Dio, compiacerai tutti. La buona compagnia ti stimolerà per dirigere le tue azioni e pensieri nella direzione giusta. Allora, è una cosa molto forte, no? Che Yogananda, sappiamo questo detto famoso, che l'ambiente è più forte della forza di volontà. E l'ambiente in cui siamo ci influenza continuamente, ma è interessante che ha detto che la cosa ancora più importante è con quali persone scegliamo di essere. Una cosa che mi viene in mente parlando della guerra interiore, no? Che è simboleggiata dalla guerra di Kurukshetra, di cui i Jyotish Devi hanno parlato lunedì e ci hanno detto anche la fine. Ma la cosa interessante è che per una guerra cosa abbiamo bisogno? La prima abbiamo bisogno sicuramente di soldati. Okay, che sono tutte le nostre abitudini positive, le nostre qualità positive che ci dirigono la nostra coscienza verso Dio. Okay. Poi abbiamo bisogno di attrezzatura per quei soldati, vero? Vero? Ok. Abbiamo anche bisogno forse di training per i soldati? Cosa pensate? Soldati che non hanno avuto training avranno successo in una guerra? No. Allora, e questa attrezzatura e questo training per i soldati per noi è il sadhana. Le nostre pratiche spirituali, gli atteggiamenti che cerchiamo di vivere nella nostra vita. Ok, poi cos'altro ci serve in una guerra? Cosa pensate? La motivazione. La motivazione, certo. Ok, grazie. Sì, abbiamo bisogno di avere questa devozione, no? Voler raggiungere l'unione con Dio, voler essere in contatto con Dio, ma di questo parlerà Naria dopo. Cos'altro? Per guidare un esercito. Allora. Sì, il nemico ce l'abbiamo, questo non dobbiamo preoccuparci.
Il grande nemico è tutta cosa. Infatti, abbiamo bisogno di qualcuno che guida, abbiamo bisogno dei generali, che nel nostro caso sono i maestri. Noi abbiamo questi generali perché un generale cosa deve fare? Deve guidare un esercito, deve sapere qual è la strategia giusta, no, per guidarci nella direzione giusta per poter avere successo, ma deve anche dare morale all'esercito, no? E questo è quello che i nostri maestri ci fanno continuamente, ci guidano nella direzione giusta, ma anche con la loro vibrazione, anche con le loro parole, cercano continuamente di elevare il nostro morale, cioè la nostra coscienza. Ok, e un'ultima cosa che volevo toccare, che fa parte del satsang, un esercito ha bisogno anche di alleati. Ok, se c'è un grande conflitto, entrambi i lati cercano alleati. Ok, quali altri regni vogliono aiutare, essere dalla tua parte? Ok, e se pensiamo anche alla Mahabharata, questa grande battaglia fra i Pandava, e fra le forze dei Pandava e le forze dei Kaurava, no? Le nostre forze interiori, sia quelle elevanti sia quelle che cercano di tirarci giù, hanno cercato alleati, no? Hanno cercato i vari regni, e chiedendo loro di combattere dalla loro parte. Ok? E la storia che, non mi ricordo se era Jyotish o Devi che l'hanno raccontato, ma anche la storia di Duryodhana, era Jyotish credo, Duryodhana e Arjuna quando sono andati da Krishna, no, per chiedere la sua alleanza. Questo è quello che noi dobbiamo tenere sempre in mente, che per la nostra crescita spirituale abbiamo bisogno di circondarci da persone che stanno cercando la stessa cosa, perché ci aiuta a elevarci a vicenda, ispirarci a vicenda. E in verità, anche se guardiamo la storia umana, tutti i grandi cambiamenti sono arrivati da un piccolo gruppo di persone che era completamente convinto e dedicato in quello che hanno dedicato la loro vita. Ok, per esempio Rinascimento, no, c'era un gruppo di grandi artisti, musicisti, anche pittori, altri tipi di arte, che erano in contatto uno con l'altro, cercavano di scambiare idee, cercavano di anche di ispirarci a vicenda, no? E hanno cambiato veramente, il Rinascimento ha cambiato tutto il mondo. O se pensi dei discepoli di Gesù, no, all'inizio aveva 12 discepoli principali. Ma questo satsang, stare insieme e anche essere dedicati insieme, ha col tempo cambiato tutto il mondo. E io sento che è la stessa cosa con Ananda. Ananda fa parte di questa grande onda di energia, di ispirazione che ha proprio lo scopo di creare queste isole di luce che potranno elevare tutte le persone che fanno parte, ma col tempo eleveranno tutto il mondo. Quando parliamo di questa cosa dell'ambiente, che è più forte della forza di volontà, mi viene in mente una storia di una donna che era arrivata da Ananda Village, tanti tanti anni fa, non vive ad Ananda Village, ma per qualche ragione Swami Kriyananda l'aveva subito incluso in una cerchia più vicina delle persone con cui lui stava spesso, e questa donna aveva una grande apertura, no? E si vedeva che veramente brillava, no? La sua coscienza, c'era tanta luce, però a un certo punto ha deciso di andare via. E una delle persone che era anche vicino a Swami Kriyananda l'aveva incontrata mentre stava andando via e ha detto: ma cosa stai facendo? Ha detto: ma sto andando via. E ha detto: perché? E ha detto: sai, quando sono intorno a Swami Kriyananda mi rendo conto che non posso ricordarmi dei miei problemi. E se non posso ricordarmi dei miei problemi, come posso lavorarci sui miei problemi? E quest'altra persona l'ha guardato e ha detto: va bene, sai, forse vuoi ritornare a qualche momento, no? Ed era interessante perché questo è il potere del satsang. Quando siamo insieme proprio sentiamo che la nostra coscienza si eleva al punto dove i problemi smettono di esistere.
No, risolviamo il problema elevando la nostra coscienza. Ed è il satsang una delle cose più importanti per poter fare questa cosa. Un'amica che vive qua mi ha raccontato una volta che aveva l'abitudine di fumare. E un giorno stava fumando sui scalini che scendono giù per la casa di Shivani e Arjuna, dove vivono Shivani e Arjuna. E stava fumando, e a un certo punto arriva Shivani. E si ferma a parlare con lei, con questa persona, e lei ha detto che si sentiva un po' in imbarazzo, no, fumare davanti a Shivani, e ha detto che a un certo punto la discrepanza fra la vibrazione di quello che Shivani ha portato e di questa abitudine era così grande che proprio ha deciso, ok, mai più. E dopo tipo 30 anni di fumare, ha smesso a fumare, proprio da un giorno all'altro, perché ha detto che ha sentito che c'era questo. Anche questo potere dalla presenza, no, di qualcuno che è dedicato al sentiero spirituale, che ha aiutato a cambiare, elevare questa abitudine. Se noi vogliamo sviluppare questo potere spirituale, no, perché è interessante, non so se vi siete mai chiesti cosa vuol dire avere potere spirituale. No, perché spesso quando pensiamo al potere o sopra gli altri, o anche potere di poter, sai, manifestare le cose così. Ma il vero potere spirituale è semplicemente un contatto sempre più profondo con la presenza divina. Un'altra amica da Ananda Village mi ha raccontato una volta la storia che aveva questo grande desiderio di stare sempre intorno a Swami Kriyananda. Ma in qualche modo non funzionava spesso. E un giorno è andata da lui e proprio ha chiesto a lui: Ma Swami, perché sento così tanto il desiderio di essere nella tua presenza? E lui ha risposto: Perché ti aiuta a sentire la gioia del tuo stesso sé. E questo è il vero potere spirituale, di percepire questa gioia veramente profondamente e di aiutare a risvegliare questa gioia negli altri. Credo che è una cosa che abbiamo tutti sentito in questi giorni, no? Con tutte queste anime che hanno dedicato la loro vita a essere discepoli di questo raggio di luce che proprio risveglia dentro di noi lo stesso desiderio. Vi leggo un'altra cosa di Yogananda. Devo solo trovarlo. Ok. Allora, Yogananda parla di questo, no? Di quanto importante è l'ambiente. Ha usato un esempio molto bello. Ha detto: se tu lasci una camicia o il tuo cappotto in un salotto dove tutti fumano, poi quando lo riprendi il tuo cappotto puzza di fumo. Ok? Ma se lo lasci fuori, quando lo riprendi avrà questo profumo di natura. È la stessa cosa con noi. Se noi siamo nella compagnia delle persone che sono negative, delle persone che sono anche molto mondane, interessate solo nella materia, è più facile assorbire quello nella nostra coscienza. Anzi, Yogananda ha detto che è inevitabile, almeno che non sei molto molto forte dentro. La cosa che mi ha colpito è che ha detto. Parlava di questa cosa, ha finito con queste parole. Se uno diventa un santo o un peccatore, è determinato in grande misura dalla compagnia che mantiene. Molto interessante, no? Che anche il fatto, se noi vogliamo veramente diventare santi in questa vita, se vogliamo diventare persone che veramente vivono nella presenza divina, dipende tanto dalla compagnia con cui ci circondiamo. Allora, voglio chiedere a voi, prima di andare a quali sono i modi di tenere buona compagnia, quali sono i modi di tenere compagnia cattiva? Cosa pensate? Esci di qua. Allora, era una battuta.
Sì, non ho capito. Allora, ok, pensate della vostra vita. Vi trovate mai in compagnia che sentite che non vi aiuta? Ok, allora, qual è quella compagnia? Lavoro, ok. Perfetto. Altro? Verissimo. Televisione. Tutto sulla televisione? 90%. Allora, non tutto, però la televisione sì. Allora, la famiglia sì, che non possiamo scegliere spesso così. Allora, però questo ci arriviamo. La televisione, cos'altro? Gli amici che scegliamo? Cos'altro? L'ambiente. Ok, l'ambiente che scegliamo a frequentare, anche la musica che ascoltiamo, no, anche i film che guardiamo. In qualche senso, ogni volta che ascoltiamo un pezzo di musica, stiamo invitando quella persona, quell'artista, di essere un ospite nella nostra casa e nella nostra coscienza. No? Proprio siamo continuamente in compagnia, tranne quando cerchiamo di essere completamente soli. No? Allora, è ovvio, come qualcuno ha menzionato, il lavoro può essere un ambiente che non ci aiuta necessariamente. Ok, anche la nostra famiglia può essere un ambiente che non ci aiuta necessariamente, però entrambi, allora, a volte è il momento di cambiare lavoro. Sai, se senti, ok, questo ambiente non mi aiuta, cambia ambiente. No, perché spesso noi portiamo questa cosa indietro che dobbiamo per forza fare quel lavoro. Non è vero. Se senti che il lavoro non è quello giusto, chiedi la guida interiore e chiedi, ok, aiuta a portarmi un'altra opportunità. No, per me è interessante perché a volte mi trovo in questo momento dove penso, finisco un grande progetto e poi c'è un momento di 2 o 3 giorni dove penso, oddio, cosa faccio adesso? In verità è sempre una preoccupazione che è inutile perché entro un'ora, sai, la mia giornata è già piena. Così non è che, non è vero che non ci sono opportunità di fare quello che dobbiamo fare. Però a volte veramente non possiamo cambiare il lavoro, perché forse è il lavoro giusto, forse abbiamo bisogno di quella indipendenza o stabilità economica, eccetera. Però cosa possiamo fare in quel caso? Se non possiamo cambiare il nostro ambiente esteriore, possiamo cambiare il nostro atteggiamento, il nostro ambiente interiore. Okay. Ci sono sempre modi di cambiare l'ambiente. Allora, era interessante, l'altro giorno stavo parlando con un amico e stavamo semplicemente parlando di questo periodo e di quello che succede e questo amico ha condiviso che è un periodo di grande sfida perché quando c'è l'estate c'è più attività, c'è più intensità, ci sono più benedizioni, ma tutta questa energia, anche tutta la luce in più, ci aiuta a vedere quello su cui dobbiamo lavorare molto più fortemente. No, come una stanza, se c'è più luce vediamo anche la sporcizia di più. E stavo parlando e stavo dicendo, sai, questa cosa non funziona, questa persona si comporta così, ma perché? Sai? A un certo punto, mentre stavamo parlando, e stavamo un po' esplorando di vedere tutta la cosa da un ambiente, da una prospettiva diversa, no? Alla fine questo amico ha detto, sai, credo che non c'era una cosa che ho detto su cui eri d'accordo, però ho detto, ma mi sento così gioioso. Ed era interessante perché ha detto, non è spesso, no, che possiamo essere completamente di visioni completamente diversi, ma creare, comunque rimanere con energia alta. E credo che questo è anche il potere del satsang vero, no? Di circondarci di persone che non solo saranno ispiranti per noi, ma che ci aiutano anche a vedere quello che stiamo facendo. Una cosa che ho notato, ed è una cosa che succede sempre nella nostra vita, no? Anche per chi vive qui, che quando arriviamo a un momento di pausa o un momento libero, possiamo scegliere, per esempio, quando qualcuno viene qui a mangiare pranzo, puoi scegliere con chi vuoi mangiare. E spesso le persone scelgono di mangiare con quelle persone dove devono mettere fuori la quantità minore di energia. Ok, queste persone li conosco, sono molto confortevole e posso
rilassarmi, non sempre rilassarmi verso l'alto, ma rilassarmi verso il basso, no? Che va anche bene, va bene stare con gli amici con cui ci sentiamo a nostro agio, ma è anche una buona idea dire, ok, se ho l'opportunità di mangiare con qualcuno, scelgo di mangiare con qualcuno che mi ispira. No, dove alla fine sento che la mia energia è cambiata, sento che ho più desiderio di dedicare la mia vita a Dio. Allora. Mi ricordo tante volte dove c'era un evento della comunità, forse una celebrazione o forse una prova del coro o forse qualcosa dove sentivo, ero al punto di stanchezza, proprio ero esausto e pensavo, oddio, devo andare lì. Però sapevo che era la cosa giusta, così andavo e mi ricordo che ogni singola volta alla fine sentivo che avevo più energia, che avevo più ispirazione, che avevo anche più comprensione di come voglio vivere la mia vita. No, mentre se scegliamo di non fare quel passo, no, di fare questo passo, di mettere fuori energia, di scegliere quel tipo di ambiente che ci aiuta a elevare, è molto facile che andiamo giù. Okay. Un amico, Shantidev, mi ha raccontato una volta che è stato... Allora, diversi anni fa c'era una fiera a Roma, no, dove una fiera dove c'era lo yoga, c'erano un po' per la vita alternativa. E Swami Kriyananda era lì e ha fatto un intervento in uno degli eventi che sono successi. E ha detto, Shantideva ha raccontato che quando andava per la fiera stava malissimo, aveva un mal di schiena che praticamente non poteva neanche alzarsi dal letto il giorno prima. E doveva andare, così è andato lì, ho dovuto sistemare la bancarella, fare tutte le cose, portare tanti pesi, e si sentiva sempre peggio, sempre peggio, e sempre peggio. E a un certo punto, la sera, ha smontato tutto, e era stanco, era tutto sudato, era veramente indolore, e qualcuno arriva da lui e dice, guarda, Swami Kriyananda sta andando per la cena e vuole che vieni anche tu. E lui ha pensato, oddio, non so se posso presentarmi davanti a Swami così, però ha detto, ok, se ha chiesto, vengo. E arriva per la cena e Swami dice, siedi accanto a me. E lui pensava, oddio, il posto peggiore, no? Perché non sentiva, perché sentiva che era una energia molto bassa e non voleva essere intorno a Swami con questa energia. Però ha detto, ok, mi siedo lì e va bene. Si è seduto lì e ha detto che Swami praticamente non ha parlato con lui tutta la sera, ha parlato con tutte le altre persone, no? Senza mai dire neanche una parola a Shantidev. Però ha detto che più andava alla cena, più si sentiva elevato, no? Più sentiva questa espansione, una gioia dentro. Ha detto che quando è andato via la sera, non solo che era gioioso, ma non aveva più neanche il mal di schiena. No, era tutto sparito, essendo in quella presenza. Allora, quello che è importante è veramente di cercare di scegliere. Abbiamo detto, no, non possiamo sempre scegliere la compagnia in cui siamo. Per esempio, la nostra famiglia è quello che è la famiglia che Dio ci ha dato. Però per me una frase di Yogananda mi ha tanto consolato, perché spesso il nostro rapporto con la nostra famiglia può essere una sfida e può essere anche una grande opportunità di crescita. E Yogananda una volta ha detto, Dio ti dà la tua famiglia per metterti alla prova. E mi ricordo quando l'ho letto, ho detto, non sono solo io. Allora, e ti ha dato i tuoi amici per darti il suo amore. Ok. Quando siamo in un ambiente che forse non funziona, dobbiamo essere noi a portare la compagnia giusta in quell'ambiente. Maya Devi mi ha raccontato proprio l'altro giorno che il suo fratello, che è un medico, quando fa le visite, ha una foto di Yogananda in un posto dove solo lui può vederlo. Così quando i pazienti arrivano non possono vedere questa foto, ma lui lo vede, no? Che lo ricorda di essere lì, anche di chiederlo di essere presente.
Ed è la stessa cosa con tutto, no? Se il nostro lavoro è un ambiente che non è molto facile, prima di arrivare al lavoro, sai, ti fermi nella macchina davanti, chiami la Madre Divina, chiami uno dei maestri e proprio mandi luce in quello spazio e poi entri. O se riesci ad arrivare prima, arrivi prima, mediti anche solo 5-10 minuti, no? Per creare un ambiente diverso. È importante proprio trovare modi di creare una promemoria per noi stessi, non trovare una foto o un detto, un qualcosa che ti ricorda di ritornare lì sempre. E poi quando lo vedi, sai, ogni tanto ti fermi, chiedi aiuto, chiedi guida e poi continui. Se lo facciamo, tutto diventa diverso. Perché è un po' come un mala, no? Un mala ha tante perline. E se, la stessa cosa nella nostra vita, se noi cerchiamo di avere momenti durante la giornata dove ritorniamo in questo contatto con il divino, dove scegliamo di essere in quella compagnia, poi quello che succede alla fine è che si crea proprio una collana di questa presenza, di questa gioia, di questa calma che ci sostiene durante la giornata. Un'altra domanda per voi. Allora, quali sono i modi in cui possiamo creare buona compagnia, no, il vero satsang nella nostra vita? Allora, abbiamo esplorato i modi in cui possiamo creare e stare nella compagnia cattiva, ma quali sono i modi in cui possiamo stare nella compagnia positiva? No, quando hai bisogno di ispirazione, cosa fai? La musica? Allora, la musica. No, Swami, perfetto. Allora, una cosa che io faccio a casa, ho in verità ho tanti libri sparsi per casa, e ogni tanto passo, mi fermo, chiudo gli occhi, mi concentro nell'occhio spirituale e apro un libro. Sai, leggo una frase, un paragrafo, che mi dà, spesso mi dà la comprensione di quello che sta succedendo, o se no mi dà ispirazione, una direzione in cui posso concentrarmi. Ok? La musica anche, no, se ci circondiamo dalla musica elevante, spirituale, ci aiuta proprio a creare questo ambiente. Allora, noi, la Mahi ed io, nella nostra casa abbiamo l'Om di Swami Kriyananda che va sempre in continuazione, no, 24 ore, e sentiamo che ogni volta che entriamo in questo spazio c'è già questa presenza dentro. E mi ricordo una volta un amico, Mihai dalla comunità, mentre noi eravamo via, l'avevamo chiesto e pagato di pitturare i muri, ok? E quando è entrato c'era, no, questo Om di Swami Kriyananda che andava continuamente e ha detto che forse ci volevano tipo 4 giorni per pitturare tutta la casa. Ha detto, sai, una cosa molto particolare, quando sono uscito dalla casa dopo 4 giorni, mi sembrava di sentire Swami che canta Om ovunque. Sai, ogni volta che ero da solo sentivo Swami che cantava Om, no? Questo è anche il potere della musica spirituale, veramente ci aiuta a cantarla, ma anche ascoltarla, ci aiuta a assorbire nella nostra coscienza. No? La ragione per cui avevo scelto di cantare quel canto all'inizio, no? Yogananda ha detto, cantalo quando ha bisogno di sentire una immediata presenza divina. Se noi scegliamo un canto che ci ispira, può essere come il nostro cavallo di battaglia. No, ogni volta che entri in un ambiente che è difficile, entri con quel canto. Ogni volta che devi fare, sai, parlare con una persona che sai che devi dire cose che non sono facili, canta interiormente quel canto. No? O ascoltalo. Allora, altri modi in cui possiamo fare satsang, perché proprio stiamo parlando di stare insieme con altri ricercatori spirituali. Allora, uno, grazie, grazie Hamza. Allora, possiamo venire qui? Ok. Vi sembra una buona idea? Allora, anche se riesci una o due o tre volte all'anno, no, si sente che venire qui cambia la nostra coscienza.
Perché siamo in un ambiente che proprio è dedicato a aiutarci a elevare la coscienza, essere più in contatto con la presenza divina, ma anche dove riesci a stare con altri ricercatori spirituali che hanno lo stesso scopo nella vita. E la cosa bella di stare con altri ricercatori spirituali non solo che ci ispira, perché spesso quello che succede è che forse tu lavori su una cosa interiormente, ma altre persone lavorano su altri aspetti e possiamo ispirarci a vicenda. No, forse tu hai provato una cosa, uno strumento o una frase di Yogananda ti ha colpito e l'hai applicato nella tua vita. Condividerlo con qualcun altro può ispirare loro di fare la stessa cosa e viceversa. E per me l'altra cosa che stare in un ambiente spirituale mi aiuta a non rimanere, non diventare e rimanere pigro spiritualmente. Vi succede mai che arrivi a un punto dove senti la calma, sai, senti la calma, senti la gioia, senti che c'è qualcosa che succede dentro e poi dici, ok, qui basta. Vi è mai successo? Che diventi un po' accontentato, dici, ok, sai, va bene se merito solo un'ora o 45 minuti o mezz'ora, perché funziona, ok. Ma cosa succede quando sei con tanti altri ricercatori spirituali, soprattutto con coloro che hanno dedicato la loro vita da decenni a proprio vivere veramente in questo magnetismo della presenza divina. Quello che succede spesso è che dici, oh, c'è molto di più che potrei fare. Non solo che la presenza degli altri ci ispira e eleva la nostra coscienza, ma ci dà anche un esempio. Non lo vedi e dici, questo voglio. Mi ricordo una volta, ero in cucina e, c'era Kirtani e un gruppo di persone, stavamo tagliando delle verdure e stavamo parlando in modo così molto rilassato. E a un certo punto la persona che era dall'altra parte del tavolo ha incominciato a lamentarsi di una cosa in specifico e ha fatto un commento molto focoso, molto forte, era negativo. E a un certo punto per me era interessante perché ero lì e ho detto: Ah, voglio vedere come Kirtani risponde. Ed era interessante perché non c'era una risposta verbale, ma la risposta era che nel momento che questa negatività è arrivata, proprio c'era un'onda di calma e di gioia che si espansa. E quando l'ho visto ho detto, voglio essere così. E stare nella compagnia degli altri ricercatori spirituali ci aiuta a veramente vedere dove possiamo arrivare. No, ci dà l'esempio, ci dà un punto di riferimento, ci ispira, ma anche ci magnetizza. No? C'è questa cosa di Yogananda, a volte parlava di due discepoli che erano molto avanzati e molto vicini a lui, e ha detto uno, ogni opportunità che ha viene, l'altro quasi mai. E detto, non si rende conto, ma gradualmente si sta inciampando nel fango, no, spiritualmente. Perché stare insieme a coloro che hanno questo magnetismo divino, di questa sintonia, ci aiuta a elevare il nostro magnetismo. No, non, sono sicuro che avete avuto tante esperienze di questo, che forse quando mediti con persone che meditano profondamente, la tua meditazione è più profonda. Vi è successo? Ok. Ed è per quello che anche i nostri gruppi esistono, no? Abbiamo gruppi dappertutto, proprio per poter stare insieme e creare questo magnetismo che ci ispira, che ci può portare e elevare verso Dio. Allora, c'era un ultimo punto, due ultimi punti. Allora, a volte quello che succede, non so se è mai successo a voi, che forse sei in un periodo molto difficile e senti, ma non voglio andare alla meditazione del gruppo, al satsang o qualcosa perché non voglio portare la negatività o non voglio portare la stanchezza o la irrequietezza, eccetera, eccetera. Una cosa che ho letto di Yogananda e mi ha confortato profondamente
Stava parlando della meditazione e diceva che quando noi veniamo insieme a meditare, il magnetismo di ognuno ci aiuta ad andare più in profondità della meditazione. E io mi ricordo che quando l'ho letto ho detto, ma se il mio magnetismo non è di profondità, ma è di irrequietezza, cosa succede? E poi continuavo a leggere e ha detto, se la tua mente è molto irrequieta, ma stai sinceramente cercando di andare in profondità, aggiungi al magnetismo, non togli. E mi ricordo che quella cosa proprio mi ha dato un sollievo, ho detto, ah, ok. E la stessa cosa, no? Quando veniamo insieme, anche se siamo in un periodo difficile, finché siamo lì sinceramente cercando di essere nella presenza divina, no? Anche di ricevere e di dare ispirazione, aiuta a elevare tutti. Ok. Allora, finché noi siamo veramente sinceri, cioè quando arriviamo lì alla meditazione di gruppo, a un satsang, eccetera, e cerchiamo veramente di aprirci all'ispirazione e anche condividere l'ispirazione, aggiungiamo al magnetismo, anche se forse non ti senti bene, anche se è un periodo che è difficile. Allora, l'ultimo punto. L'ultimo punto è che in verità, soprattutto oggigiorno, con tutta la tecnologia, possiamo creare un satsang continuo. Non è solo che abbiamo i gruppi, abbiamo così tante cose che succedono online. Ma possiamo scegliere, ok, voglio essere ad Ananda Assisi la domenica mattina, o voglio stare con il gruppo di Milano giovedì sera, no? Ma anche in altri momenti, no? Se tu hai. Fai la colazione, invece di fare la colazione da solo, puoi fare la colazione con Yogananda, o con Swami, o con Jyotish Devi, o con Kirtaniya Anand, o con chiunque ti ispirano dai tuoi Gurubai, perché abbiamo migliaia di discorsi registrati. E proprio aiuta noi a cambiare. Ma la cosa ultima di cui parlerà Narya di più, e di come possiamo mantenere e creare questo contatto interiore con i maestri. No, una volta un discepolo di Yogananda stavano parlando di questa cosa. Yogananda ha detto che la compagnia che mantieni è la cosa più importante. E lui ha detto, ma cosa posso fare se sono da solo, no? Perché Yogananda anche diceva di portare sempre una guardia del corpo spirituale. No? Quando devi andare in un ambiente di sfida, però porta una persona, se riesci, no? Che può portare questa energia, no? Che ha magnetismo spirituale. Perché spesso, altrimenti no, se sei invitato ad andare a guardare un film nel cinema, a volte è anche bello farlo. Ma puoi sempre anche chiedere a qualcun altro che sai che è veramente un devoto, no? Di andare insieme e vedere cosa cambia. Io mi ricordo, non so, qualche anno fa, un gruppo di noi siamo andati vicino a Perugia, al cinema. Credo che abbiamo guardato uno degli Avengers, non sono sicuro. Qualcosa così. Ma era interessante perché eravamo un gruppo di 6 persone e tutti profondamente dedicati al sentiero spirituale. Siamo arrivati al cinema, il cinema non aveva l'elettricità. Così era tutto spento, era chiuso, hanno detto dovete aspettare fuori. Sai, c'era una folla di persone fuori, tutti un po' già irritati dal fatto che sono già 20 minuti, mezz'ora in ritardo. A un certo punto era periodo di Natale, noi ci guardiamo e diciamo ma cantiamo un po' di canti natalizi. Così abbiamo incominciato a cantare e abbiamo fatto un concerto praticamente di mezz'ora di canti di Natale e tutte le persone erano ispirate. No, tutti ascoltavano, tutti applaudivano, era un modo per noi di stare insieme in modo elevato, ma anche per loro di stare insieme in modo elevato. Ed è quello che possiamo, se siamo nella compagnia giusta, qualunque cosa facciamo, possiamo elevarla. Ma se non abbiamo nessuno, come questo discepolo ha detto a Yogananda, ma cosa faccio se sono da solo? Yogananda ha detto, ma non è vero che sono io, che sono sempre con te? Dobbiamo fare qualcosa per cercare di attingere, di chiamare questa presenza. Se sei da solo, dici ok maestro, devo andare in questo ambiente che è difficile, da solo, ma tu stai con me.
No, o chiedere, come anche Jyotish ha detto l'altro giorno, cosa farebbe il maestro? Allora, se riusciamo a fare questa cosa, se riusciamo a veramente fare lo sforzo di rendere la nostra vita un satsang continuo, sia interiore sia esteriore, la nostra vita sarà cambiata, ma anche le vite di coloro con cui siamo in contatto sarà cambiata. Ok? Vi racconto un'ultima storia e poi facciamo una pausa. Allora, mi ricordo l'anno scorso, Mahi ed io siamo andati in vacanza in Croazia e siamo stati in questa piccola spiaggia, in un piccolo posto che si chiama Vodice, che vuol dire acquette, piccole acque, e una mattina io pensavo, ma mi piacerebbe tanto prendere un latte macchiato e sederci sulla spiaggia e semplicemente guardare il mare, no, la mattina. E pensavo che questa persona probabilmente non avranno latte di soia, perché noi non beviamo latte. Così abbiamo portato il nostro latte di soia e siamo andati lì e c'era questa persona, questo piccolo baretto davanti alla spiaggia. E abbiamo parlato un po', l'abbiamo dato il latte di soia, ha fatto un latte macchiato per noi, è arrivata per portarci il latte macchiato, abbiamo parlato per 2 minuti, no? E abbiamo parlato veramente di cose che non hanno niente da che fare con il sentiero spirituale, no? Abbiamo chiesto com'è andata la stagione, come sai cosa fa il suo figlio, tante cose così. Mahia in verità non ha detto neanche niente perché non parla croato. No, così lei era seduta lì accanto e io stavo parlando con questa donna. Questa era molto interessante. Alla fine questa donna ha detto, ma mi sembra che Dio stesso vi ha mandato stamattina. No? Sembrate due angeli. Perché ha sentito che c'era qualcosa. No? Era molto interessante perché ha detto entrambi, siete stati molto gentili. No? Ma io non ha detto neanche una parola. No? Questo è il potere che il vero satsang e anche il satsang interiore ha. Cambia noi, cambia gli altri.